Padre Francesco, buonasera. Innanzitutto auguri per il tuo onomastico. Allora, siamo qui nel santuario parrocchia Immacolata di via Milano e tra un po' partirà la processione di San Francesco. San Francesco comunque il patrono d'Italia, un santo molto amato. Chi più di te ci può dire qualcosa sulla figura di San Francesco, magari anche sulla festa qui a Barletta? A te la parola. Pace e bene a tutti. Anche quest'anno ci troviamo come ogni anno in questo giorno a festeggiare questa festa, ma per noi solennità, perché San Francesco è colui che ha fondato l'ordine francescano, i frati minori, è nostro padre, questo santo che è molto ammirato, che è molto amato da tutti, anche dai non credenti. Pensiamo un po' quando Francesco va in Terra Santa dal sultano e non ha convertito il sultano, ma ha conquistato con la sua figura, con il suo silenzio, il sultano. Come oggi Francesco conquista il cuore di tutti. E Francesco ha un messaggio veramente di pace, di amore e di grande serenità. Ecco perché è il santo amato, il santo della pace, il santo dell'ecologia, il santo che ama il rispetto per la natura, il santo che si è prodigato per annunciare il Vangelo con la stessa vita, il santo che è stato chiamato folle, pazzo, perché amava follemente Gesù di Nazareth. E noi ci siamo preparati a questa festa come comunità parrocchiale nel tempo della novena, proprio riflettendo su alcune figure di santi francescani, per poi oggi arrivare al culmine, al santo per eccellenza che è Francesco, di come hanno vissuto loro e Francesco la santità. E questo è stato il tema di questa novena, questo è il tema di quest'anno per questa festa. Proprio si invita Papa Francesco, perché nell'ultima enciclica, sappiamo benissimo, ci ha invitati proprio a riappropriarci di quella che è la nostra vocazione, la vocazione alla santità. E il santo deve portarci a questo, deve accompagnarci a questo. Deve prenderci per mano e proprio deve farci innanzitutto innamorare del Signore, deve farci innanzitutto innamorare di quella che è la nostra vocazione ad essere santi, come il Signore dice, siete santi perché io sono santo. Tra un po' usciremo per alcune strade del quartiere, arriveremo a Piazza Roma, dove celebreremo comunque l'Eucaristia e dopo, al ritorno della Santa Messa, sarà comunque un momento di aggregazione, di fraternità. Francesco era il giullare di Dio, quindi amava cantare, amava comunque lodare il Signore, e noi lo faremo attraverso comunque la musica, perché la musica è un mezzo per arrivare a Dio. Perché qual è il mio augurio che faccio a me, ma che faccio a tutti voi? Come dicevo anche ieri e quest'oggi, perché possiamo imitare quel pizzico di follia di Francesco, degli essere anche noi dei piccoli innamorati di Dio. Pace e bene a tutti. Grazie Padre Francesco e di nuovo auguri e buona festa. Adamo.
All'uscita, all'uscita, all'uscita. Partite, mi ha detto che deve partire per tempo, deve partire proprio il servizio d'ordine. Camminate, non state fermi, team, camminate, camminate in ordine per favore. Un filo indiana, una natura tecnica sinistra in ordine. Perché non state qui? Iniziate a camminare, ragazzi, iniziate a camminare. Iniziate a camminare. Voglio camminare dentro? Porta a me, non è che ci arriva, non è che ci arriva.